Buongiorno, siamo qui ad Asia presso la sede dell'Associazione Spazio Interiore e Ambiente e abbiamo, in occasione della terza giornata di Egheriana, ospite il professor Francesco Alfieri, stretto collaboratore del professor von Erman. Martin Heidegger, La verità sui quaderni neri. Quando è nata l'idea di questo libro e come? All'incirca nel mese di gennaio il professor von Erman mi manda una email con una serie di passi che, presi un po' dai quaderni neri, ovviamente non vi erano citazioni dirette di pagine o di date, erano dei passi, erano due o tre pagine se non erro. Mi manda questi passi e mi dice di leggerli con attenzione. Ho letto questi passi, c'erano delle affermazioni molto forti, ma vi dico con molta obiettività, non riuscivo a capirne il senso. Scrivo a von Erman dicendo che non riuscivo a capire il nesso che ci potevano essere con queste frasi. Sì, si parlava di ebrei, si parlava di sradicamento, si parlava di assenza di terra, si parlava di ebraismo mondiale. Sapevo che erano di Heidegger, perché così era scritto nelle mail, ma a lui dissi proprio questo in un'email: non riesco a capirne il senso e il nesso. Tutto da lì prende avvio il progetto di questo libro, ma con obiettività, andando al passato. Io poi tutta la corrispondenza avuta con il professor von Erman l'ho sempre memorizzata, perché non era una semplice corrispondenza, era una corrispondenza in cui entrambi cercavamo di porre uno all'altro delle domande, cercavamo di capire. E ad un certo momento io già sì, avevo intuito che qualcosa non stesse andando bene, un pochino dalla stampa, seguendo un po' quello che usciva in Germania, ma anche in Italia. E il professor von Erman mi propone di iniziare a leggere i quaderni neri di Heidegger. All'epoca, mi scusi, era uscito ancora il volume 94, 95, 96. Il 97esimo esce all'incirca nel mese di marzo. Iniziamo a leggere questi quaderni. Iniziamo a leggerli insieme. Ad un certo momento il professor von Erman mi dice che la lettura di questi quaderni è una lettura necessaria. È un termine che più avanti, vedendo anche nel nostro carteggio, si riproponeva sempre in modo molto più forte. Ci siamo incontrati poi a Friburgo, ma descrivendole un po' la storia di come questa storia si è andata costituendo, il termine necessario ritornava sempre. Certo, non sono un heideggeriano. E poi ho saputo dal professor von Erman che la scelta di iniziare a farmi leggere questi quaderni era proprio questa premessa, perché non sono un heideggeriano, una formazione fenomenologica, mi sono occupato per tanti anni di Edith Stein, di una filosofa ebrea. Nelle mie letture personali, serali le definisco, ho sempre letto Hannah Arendt, anche perché leggevo Hannah Arendt anche per l'amicizia che ho avuto con e che ho con la professoressa Laura Boella, che è una delle massime esperte e conoscitrici del pensiero di Hannah Arendt, ma leggevo anche Heidegger. Ma non erano studi che fondamentalmente entravano in maniera diretta nelle mie ricerche e dunque anche nelle mie pubblicazioni. Mi sono occupato di fenomenologia della vita, che era l'impostazione che aveva dato la filosofa polacca Anna Teresa Timiniewska, morta di recente. Non ero un, e non sono, un heideggeriano.
ho letto questi quaderni neri, soprattutto applicando quella che è la regola stessa della fenomenologia, che è l'époque, la sospensione di ogni giudizio o pregiudizio sulla cosa, non perché quello che era stato detto, non era buono o era falso, assolutamente, ma mettere da parte per andare a vedere in prima persona il contenuto di questi scritti. Appena ho iniziato a leggere questi scritti, ho subito avuto l'idea che erano pericolosi. Perché? Per la loro struttura interna, facilmente adoperati o saccheggiati. Non sono scritti, possiamo dire, ben organizzati, non sono dei trattati, sono delle annotazioni. Annotazioni riportate da Heidegger, pensieri che possono essere facilmente estrapolati, estrapolati, assolutizzati. Si possono estrapolare frasi per convalidare alcune tesi, o peggio ancora, possono facilitare chi si avvicina a questi testi di applicare, di seguire solo le proprie intuizioni. Dunque, sono testi pericolosi. Questa è la premessa che ho subito, ho avuto e che si è convalidata poi nel tempo con la lettura di tutti gli altri volumi. Quando ho iniziato a leggere dunque questi quaderni neri, è iniziato a intensificarsi la corrispondenza con il professor von Erman. Anzitutto ci tengo a dire per onor del vero che questo è un libro di squadra dove c'è una donna all'interno che io definisco essere l'anima e la regia di questo volume, che è la signora Veronica von Erman. Il professor von Erman lavora molto, lui non usa il computer. La signora Veronica, lui detta le mail alla signora Veronica e personalmente cura tutta la corrispondenza, ma è la signora Veronica che si occupa delle parti tecniche del professore. Il professore è un pensatore puro, è uno che ho avuto modo di conoscere anche personalmente, è una persona che non bada anche a tutto il turbinio che era successo anche in questo periodo. Fatto sta che si intensifica questo rapporto e iniziavamo a discutere di volta in volta, passo per passo, questi quaderni neri. C'è da dire che non era ancora intorno al mese di marzo. Non era nata ancora l'idea di pubblicare le ricerche. Noi studiavamo, continuavamo a studiare, continuavamo a scrivere. Volevamo vedere in prima persona quello che c'era. Ma ad un certo momento ci siamo resi conto che c'era una chiave interpretativa che ci poteva aiutare. Quello di andare a leggere filologicamente questi testi e cercare di capire come i termini che apparentemente possono sembrare termini problematici, analizzandoli soprattutto in tutto un lasso di tempo e analizzando tutti i contesti in cui sono applicati, potevano darci una chiave di lettura. Per il professor von Erman questi quaderni neri, come diremo anche nel volume, sono dei testi che Heidegger aveva già organizzato che la sua pubblicazione avvenisse alla fine delle sue opere. Questo perché? Perché Heidegger un po' si rendeva conto che queste annotazioni erano annotazioni, ma che il suo corpus, cioè il suo pensiero, quello che veramente doveva essere analizzato, era quello che è contenuto nelle sue opere. Tant'è che ci siamo resi conto che alcune annotazioni sono poi riprese, sviluppate, cambiate nelle sue opere filosofiche. Andarci a soffermarci soprattutto sui quaderni neri in sé per sé, questo è problematico. È problematico perché?
perché la loro struttura frammentaria, e nel testo spieghiamo come in alcuni passi sono stati scritti anche in modo così veloce, con termini di un discorso non scritto, ben strutturato, ma di un discorso orale, anzi in alcune frasi mancano anche dei verbi, si vede lo scritto veloce di Heidegger che ha in molte di queste annotazioni. E da qui abbiamo continuato a sviluppare tutta questa analisi. Ma c'era qualcosa che ancora mancava, perché nel frattempo noi studiavamo, nel mese di maggio abbiamo deciso, perché eravamo già a un punto della ricerca, che c'erano alcune cose che non erano, erano state prese sotto gamba, e possiamo dire un grande silenzio era caduto su molte cose importanti. Ed ecco che abbiamo deciso di mettere insieme i risultati delle nostre ricerche e di pubblicarli. Ma questo testo e questo libro che andiamo a pubblicare e che siamo oramai verso la fine, abbiamo voluto che sia corredato anche di un appendice. Perché? Perché il dibattito su Quaderni Neri è un dibattito che si è consumato sui giornali. Allora abbiamo chiamato la dottoressa Claudia Gualdana, che è una giornalista, che entrambi, sia io che il professor von Ehrmann, abbiamo reputato una persona seria, e abbiamo affidato a lei il compito di analizzare tutta la rassegna stampa. Non potevamo farlo a livello di tempistica, non riuscivamo, perché dovevamo continuare la lettura e lo studio. Così, solo per dirglielo, 5-6 email al giorno con von Ehrmann e telefonate, cioè un lavoro continuo che ci tiene inchiodati alla scrivania. Abbiamo dovuto anche rivedere, soprattutto io, anche tanti altri impegni per poter concludere questo lavoro. Bene, ci siamo resi conto che nella rassegna stampa, dove si consumava il caso Heidegger, messi insieme in questi anni tutte le cose che sono uscite, ci siamo resi conto di tante contraddizioni, che ci facevano capire che era molto più importante l'informazione subitanea, immediata, sui giornali, che una riflessione. Con von Ehrmann, mi ricordo, e attualmente continua questo, che abbiamo dubbi su tante questioni, ecco perché questo continuo confronto, questo continuo mettere sotto verifica anche quello che apparentemente ci sembra un punto di arrivo. Quando la giornalista Claudia Gualdana ha messo insieme tutto questo e ci siamo resi conto di tante contraddizioni, il professor von Ehrmann, che è un po' restio ad apparire sui giornali, ha pensato bene di rispondere, ma non sui giornali, ha pensato bene di rispondere proprio nell'articolo di Claudia Gualdana. E questa è anche una novità di questo libro. Lui ha preso punto per punto tutte le affermazioni e ha cercato di dire la sua, soprattutto perché quando è esploso il caso Heidegger a von Ehrmann sono state, al professor von Ehrmann, mi scusi, sono state chiuse tutte le porte della stampa tedesca, dove non è più possibile un diritto di replica. Si inizia a creare un altro aspetto della cultura, che è proprio quella autoreferenziale ed elitaria. E noi ci preoccupiamo che questo avvenga solo in Italia, invece... Avviene ovunque, soprattutto in Germania, perché il non pensare come è la logica comune diviene pericoloso. L'uscire fuori dal seminato, ma... La cosa importante che ci siamo resi conto era che a tutto quello che era uscito mancava veramente il contesto. Molte volte noi pensiamo che per poter capire un autore, quando noi lo citiamo in un libro, basta prenderne solo un pezzo e utilizzarlo. Ma quella utilizzazione, c'è un senso che dà valore
a quella citazione solo se si avverte anche tutta la complessità di un contesto. E ci siamo resi conto, proprio quando siamo arrivati alla fine del volume, che era il volume 97 che esce a marzo, che avevamo tutte le carte per iniziare un nuovo cammino sui Quaderni Neri. Questo libro non si pone come una replica ad un contesto o non ha la pretesa di dare delle soluzioni, certo, ha la pretesa di porre nuove domande, di proporre un nuovo questionare, ma allo stesso tempo di ridare ad Heidegger tutta la complessità dei suoi scritti. E quella complessità che va attraversata, ma che allo stesso tempo rimanda ad un percorso di ricerca fatto di confronto. Fatto di confronto, ma attenzione, non un confronto che si può dire o che si può scrivere, ma un confronto che ha bisogno soprattutto di disponibilità al confronto. Nel nostro libro non ci sono prese di posizione forti o giudizi di valore contro le persone. Assolutamente non è questo il senso che deve oggi avere l'intellettuale. L'intellettuale non può creare un divario, ma allo stesso tempo non può azzittire. Ma qui rientrano le doti caratteriali delle persone. Ecco perché abbiamo deciso con il professor von Erman di pesare anche tutto quello che scrivevamo. Perché era importante. C'è da ridere perché nei testi, quello della dottoressa Gualdana, ci sarà anche un testo del professor Leonardo Messinese, ma è una monografia di von Erman Alfieri, e in appendice ci sono questi due contributi. Ad un certo momento ci siamo resi conto che il confronto serrato doveva avvenire sempre. Allora lei può immaginare come in una giornata c'era un continuo andirivieni di domande, di questioni, di riflessioni, e allo stesso tempo anche la complessità di poter leggere questi passi e soprattutto di capirli all'interno di un contesto. Certo, von Erman mi ha chiamato per un lavoro filologico, perché la prima parte del libro è strutturata proprio su che cosa? Su quella che è la questione interpretativa di questi testi, questa la fornisce von Erman. Finché ad un certo momento non ci siamo resi conto, perché è un libro che si è costruito nel tempo, andando a Friburgo, che il professor von Erman ha aperto la sua biblioteca privata con grande libertà e ha detto: ecco, questo sono alcuni scritti che io conservo, alcune lettere di Heidegger, le dia un'occhiata. Certo, da qui sì, io ho avvertito la grande responsabilità. Mi ricordo che stavo in una parte del suo ufficio a guardare tutti questi scritti e a rendermi conto anche che la corrispondenza privata con von Erman era molto fitta, finché non troviamo delle lettere. Eravamo seduti tutti e tre a questo tavolino, io, il professor von Erman e la signora Veronica, a trovare proprio una lettera che entrerà nella sezione dei documenti inediti, in cui lo stesso Heidegger ci dice quella che era la sua riflessione su questi testi, ma su come doveva essere interpretata la sua filosofia. E sfogliando anche tutte queste altre lettere, ha ritrovato il professor von Erman anche alcuni testi in cui si cerca di capire qual è stata la sua posizione anche con il cattolicesimo. E da qui io mi sono molto meravigliato della fiducia del professor von Erman. Io mi sono sentito carico di grande responsabilità quando in un certo momento mi ha detto: glieli affido,
perché dovevo preparare la stampa digitale per il libro e per tutte queste cose qui, e ho capito la disponibilità di una persona che non ha nulla da nascondere, come spesso molte volte si parla di archivi privati, archivi dove il curatorium, che, di cui fa parte il professor von Herrmann, sono coloro che esercitano non un potere, ma che allo stesso tempo coprono situazioni, non danno accesso ai testi. Ad esempio, quando abbiamo analizzato il volume 97esimo e ci siamo resi conto di tanti passi in cui Heidegger prende posizione anche contro lo stesso Hitler in maniera molto, ma veramente molto forte. Alcune anticipazioni il professor von Herrmann le aveva già date per il Corriere della Sera. In una telefonata molto semplice si telefona ad Arnulf Heidegger, che è il figlio di Hermann Heidegger, e abbiamo chiesto alcuni passi di questi manoscritti dove veramente verranno analizzati nella sezione proprio del volume 97esimo, e ci siamo resi conto come mai di tutte queste cose non se ne parla. Non se ne parla. Leggere un libro di qualsiasi autore non significa leggere quello che c'è scritto, ma dare senso a quello che non c'è. Questo mi colpisce. Mi colpisce anche dalla attuale critica, dalle attuali, mi perdoni, non critica, dalle attuali prese di posizioni che oggi ci sono anche in Italia. Come mai queste cose non ci sono? E quindi, secondo lei, quali sono le riflessioni, le nuove riflessioni a cui può aprire questo testo a cui vi siete dedicati, e che spazio lascia appunto all'apertura e a quel che non c'è di evidente, ovviamente? Io ogni volta, perché abbiamo già rivisto le bozze, ho un senso di distacco anche da quello che abbiamo scritto. Le spiego. Quali sono le prospettive? Anzitutto von Herrmann fa un punto sulla situazione. Racconta la storia di questi quaderni neri, racconta il perché Heidegger aveva detto anche a lui, lo troverete poi scritto nei carteggi inediti che saranno pubblicati nella sezione documenti del libro, perché venissero pubblicati alla fine dell'edizione di tutta la sua opera completa, c'era un senso, il perché. Questo doveva avvenire, non perché si doveva nascondere qualcosa, assolutamente. Non andiamo dietro agli scoop, non andiamo dietro all'intuizione. Noi dobbiamo fermarci su quello che abbiamo. Von Herrmann fa il punto della situazione, ma quello che mi colpisce del testo del professor von Herrmann è che fa il punto della situazione anche analizzando la radice da dove è nata questa grande confusione interpretativa sui quaderni neri. Fa un punto su Peter Travni. Questo già io lo avevo avvertito, perché le Nachwort che sono presenti nei volumi sono state poi quelle che sono state lo specchio dal quale poi sono partite tutte le immagini in Italia, in Francia, in America, a partire proprio dalle Nachwort, a partire proprio dalle interpretazioni di Travni a questi volumi. Fa il punto di questa situazione e poi descrive quello che è l'itinerario di Heidegger. Non me lo sarei mai aspettato un testo del genere dal professor von Herrmann. Ad un certo momento il professor von Herrmann mi ha detto: questo testo è un testo necessario. E questo è un termine che mi ritorna spesso nella mente, perché dice a chiare lettere l'origine della confusione interpretativa. Ve lo dico con estrema franchezza, una storia che io non conoscevo neanche, ma che lui ha conosciuto in prima persona.
Non significa con questo attaccare qualcuno, assolutamente. C'è una responsabilità dell'intellettuale, che è quello di mettere in luce le cose essenziali. Noi nella complessità, nella confusione, non riusciamo più a distinguere i volti. Nella confusione, in maniera consapevole o inconsapevole, le persone agiscono come vogliono, non possiamo più identificare da dove viene la difficoltà, il problema. Allora, che cosa ha fatto il professor von Erman? Ha voluto attraversare questa confusione cercando di diradare quanto più è possibile tutte le ombre e cercando di individuare il punto preciso da dove ha origine questa confusione e soprattutto quelle che sono poi le responsabilità dell'intellettuale. Lui in una maniera molto chiara persegue e ha pesato ogni sua parola in questo suo lavoro. Per quanto riguarda il mio contributo, cerco di, attraverso un'analisi filologica, quella di restituire al lettore il contesto delle affermazioni di Heidegger e soprattutto cerco di restituire al lettore nuove possibilità di lettura dei quaderni neri, che non significa annullare quello che già c'è. Questo non lo devo fare io, questo lo deve fare chi legge, questo lo deve fare chi analizza questo. Certo, c'è la sezione dei documenti inediti che ci fa rivivere ancora Heidegger e ci fa capire dalle sue stesse parole come deve essere stato, come lui stesso deve essere anche letto e interpretato. E la cosa che più mi fa sorridere è che nell'analisi dei quaderni neri è come se Martin Heidegger avesse già intuito quello che sarebbe successo dalla lettura di questi testi. In altre parole, non si può leggere un autore, Heidegger o qualsiasi altro autore, con la veemenza o con il risentimento o con la troppa passione, io dico in prima persona, perché questo produce letture viziate che non danno la possibilità a se stesso, non agli altri, a chi legge, ma a se stesso anche di poter rivedere i risultati delle proprie ricerche. Chiudersi in questa torre d'avorio significa creare una separazione. L'appendice, io ritengo quella che è la parte un po' più particolare di questo volume, perché il lettore, abbiamo voluto che anche la giornalista non esprimesse nessun giudizio valutativo, il lettore stesso si accorgerà che quello che si è consumato sui giornali altro non è che un continuo parlare di Heidegger per approssimazioni. Io in alcuni punti ho detto: voglio andare a leggere io perché, non perché non mi fidassi di quello che è stato scritto, ma perché non ci credevo. Anche lo stesso professor von Erman. Com'è possibile tanta approssimazione? Lì ho capito che la cultura non può reggersi sulla logica del consenso. Guai quando cadiamo alle lusinghe del consenso, perché significa che dobbiamo iniziare a scrivere sulla base delle aspettative degli altri. Il mio sogno quale sarebbe? Se questi quaderni neri potessero essere letti e commentati da Hannah Arendt, da un'ebrea che ha guardato anche la sua origine con la dovuta distanza, che ha saputo perdere in prima persona quando lei stessa ha capito che alcune dimensioni dovevano essere lette in una maniera più veritiera possibile, sapendo anche perdere. Hannah Arendt, non può essere molte volte citata perché ci si muove in un terreno minato, l'amante di Heidegger o tante altre cose. Questo a me non interessa. Certo, la franchezza di Hannah Arendt va al di là di qualsiasi sua scelta.
Io credo che leggere con gli occhi di Hannah Arendt questi quaderni ci potrebbe restituire una lettura ad una certa distanza. Non possiamo leggere un autore considerandolo proprietà privata. Questo è il rischio oggi della cultura, considerare questo proprietà privata. E gli effetti della proprietà privata si vedono. Ecco, questo mi sento di dirlo. Un'ultima domanda, magari più personale, una curiosità. Lei diceva non è un heideggeriano, non lo era e non lo è diventato anche in seguito a questi approfondimenti, però mi chiedevo se ha sentito di aver incontrato non solo il filosofo, ma l'uomo Martin Heidegger. Approfondendo non solo sulla carta gli studi, ma anche il rapporto con il professor von Erman che lo ha conosciuto, che è stato vicino a lui. Durante le cene con il professor von Erman, abbiamo parlato spesso con lui del rapporto che avesse con Heidegger. Le sembra strano, il professor von Erman ne parla sempre con un'ammirazione, ma allo stesso tempo anche con la dovuta distanza. Questo mi ha colpito del professor von Erman. E allo stesso tempo mi ha fatto capire che non è un conservatore, come molte volte è definito, non è la persona che cerca di coprire o cerca di difendere, assolutamente. Il professor von Erman è un professore che ha speso tutta la sua vita per lo studio sulle fonti. E allo stesso tempo però ne parla con la dovuta distanza. Anzi, quando mi ricordo che guardavamo il carteggio insieme, io un po' rimanevo meravigliato perché, sa, erano degli originali anche su Heidegger. E lui mi ricordo questa frase che mi disse: con la dovuta distanza, con la dovuta distanza. Questo mi ha aiutato a ridimensionarmi, ma allo stesso tempo a capire che il testo ha bisogno anche di una dovuta freddezza. Freddezza che cosa significa? Significa che entrarci troppo personalmente con quello che si è, si rischia di anche di strumentalizzare lo stesso Heidegger, cosa che può succedere. Che cosa mi interessa di Heidegger? Non sono un heideggeriano, come gliel'ho detto prima. Una personalità complessa. Ma allo stesso tempo una personalità così complessa ed è così difficile da definire, tant'è che ogni rischio di definire Heidegger crea sempre il rientrare in alcune fazioni. Quello che mi ha interessato di Heidegger soprattutto è la lettura di essere tempo, ma ho conosciuto Heidegger attraverso anche la lettura di quelli che sono stati i suoi discepoli, Lovit, Marcuse, ma allo stesso tempo anche attraverso la persona del professor von Erman. Ci sono alcuni testi di Martin Heidegger come Essere e Tempo, la lettera sull'umanesimo, non ho letto molto, ma di alcuni testi che poi mi sono stati consigliati anche dal professor von Erman e che sono analizzati anche nel nostro libro, la persona che cerca di attraversare la storia con un pensiero irrequieto, così lo vedo Heidegger, una persona che cerca continui riequilibri, una persona che non riposa mai su risultati raggiunti, ma una persona che rimette anche in discussione molte cose. Guardi, il volume 97esimo dei Quaderni Neri è quello che più mi ha affascinato, perché è pieno sempre della sua presa di posizione e anche del suo errore.
è un continuo ritornare a questo errore, non soltanto l'errore politico che spiegheremo bene nel volume, ma anche quel termine della Machenschaft, della strumentalizzazione della tecnica. Ha precorso i tempi Heidegger, certo una persona geniale, ma allo stesso tempo anche una persona che sa porre delle domande. Ecco, io in Heidegger non trovo dei risultati, trovo la possibilità di continuare a pensare e a porre delle domande. In questo io vedo la grandezza di Heidegger. Grazie. Ci ha portato qualcosa di molto prezioso. Sì, abbiamo insieme con il professor von Herrmann deciso che anche all'interno del testo venissero analizzati quei punti, oltre alla questione del nazionalsocialismo, considerato come un principio barbarico, considerato soprattutto con una struttura filosofica, come lui la definisce, di pseudofilosofia, ma soprattutto anche tutti quei passi in cui lui attacca frontalmente anche lo stesso Hitler, e dove anche quei passi in cui lui ci dà una rilettura del suo rapporto con il maestro, con Husserl. E ci dà anche la possibilità di rileggere gli anni del rettorato. Mi colpiva molto una chiarificazione del professor von Herrmann quando mi ha detto Heidegger, sì, era iscritto al partito, ma poi durante gli anni dell'università, durante gli anni del suo rettorato, inizialmente credeva che il nazionalsocialismo potesse fondare un nuovo sistema universitario, ma quando si è reso conto che la tecnica era divenuta l'asse portante della cultura, si rende conto di aver sbagliato. Ecco questo continuo ritornare sul suo errore. Il volume 97 è pieno di questo. Ma non poteva riconsegnare la tessera al partito. Perché? Perché riconsegnare la tessera al partito significava mettere in seria discussione, ma soprattutto in serio pericolo, lui stesso e tutta la sua famiglia con il carcere, che ha vissuto nei paesi dove vigeva il totalitarismo, come anche il comunismo, era impossibile poter riconsegnare la tessera del partito. Da qui poi sono nate tante interpretazioni. Io ho trovato una grande disponibilità nel professor von Herrmann, nel signor Arnulf, anche nel signor Hermann Heidegger, a mettere con grande disponibilità quello che è il materiale che è conservato a Marbach. Ecco perché non riesco a capire tante affermazioni in cui si parla di un archivio blindato. A me dispiace solo una cosa di quello che avviene oggi nel dibattito attuale. E io credo che sia aperta una nuova era della cultura, la cultura del risentimento, molto pericolosa. La cultura del risentimento chiede confronto ma genera divisione. La cultura del risentimento fa sì che non si parli più di Heidegger e dei Quaderni Neri, ma si parli degli autori. La cultura del risentimento genera divisione e allo stesso tempo si alimenta di consensi. La cultura del risentimento non ti permette di offrire una nuova lettura. Perché? Perché costituisce una minaccia ad un sentire comune. Ecco perché lo stesso Heidegger in Germania, la strada che ha percorso Peter Trawny, con questo libro già alla terza edizione, edito dalla Klosterman, che è la stessa casa editrice che pubblica le opere di Heidegger e che noi abbiamo analizzato anche nel nostro libro,
crea una divisione incolmabile. Con molta franchezza le dico che è impossibile un confronto con una cultura del risentimento, è impossibile. Noi abbiamo letto con molta attenzione tutto quello che è uscito in Germania, anche in America, e voi avete ospitato anche François Fédier. Ho avuto qualche piccola corrispondenza prima che lui venisse anche da voi qui a Bologna. E in mezzo a tutte quelle pubblicazioni che sono uscite, ci siamo resi conto che c'era un testo che non faceva clamore, ed è il testo della dottoressa Francesca Brencio, un testo che non faceva clamore. Io mi chiedevo, ma com'è possibile? Un testo, La pietà del pensiero, Heidegger e Quaderni neri, un volume da lei curato, con un'ottima appendice, non fa clamore. Sa, nella cultura oramai tutti vogliono distinguersi per qualcosa, ma alla fine si distingue veramente chi sceglie di non distinguersi. Quella è la distinzione più importante. E mi è capitato tra le mani questo testo, il testo della Brencio, e ho detto, caspita, analizza la stessa complessità di Heidegger, dando la possibilità anche di nuove letture. Poi ho seguito anche questo libro che è uscito, La filosofia futura per la mimesis. Ho dovuto leggere tutto, è difficile, ma occorre poter leggere tutto questo. E mi sono reso conto che la prospettiva della Brencio dà la possibilità di rivedere anche la terminologia stessa heideggeriana. Di per sé era quello che già avevamo avviato con il professor von Erman, andare a vedere come il concetto di Judentum, come il concetto di ebraismo mondiale, come il concetto anche di Boden Logiskeit o Selbstvernichtung, che non è, compare soltanto nel volume 97esimo, ma in parte anche nel volume 96esimo, ci dava una stratificazione terminologica in Heidegger. Heidegger non è semplice, per Heidegger la parola è sacra e non può essere utilizzata in modo unidirezionale. Noi già questo l'avevamo fatto. E il testo della Brencio, all'interno di tutta la produzione che è uscita fino ad oggi, secondo me, secondo anche il professor von Erman, perché noi seguiamo tutte queste cose, è un testo che non fa clamore ed è un testo che stranamente non è mai citato. Le faccio solo un esempio, se mi permette. Ho seguito e consiglio di comprare l'ultimo libro della signora Donatella di Cesare, uscito per proprio qualche giorno fa. E mi sono reso conto, l'ho voluto studiare perché mi interessava, mi interessa quello che scrive, e mi sono reso conto di tante cose non dette, forse saranno sfuggite quando analizza il volume 97esimo le posizioni di Heidegger contro lo stesso Hitler, sono infinite, come anche il termine Selbstvernichtung, come viene utilizzato da Heidegger. Questo non significa fare una contabilità dei termini, ma questo significa andare a capire la stratificazione terminologica dei termini in Heidegger. Poi, ad un certo momento, analizzando tutto il volume, mi sono reso conto che non viene citato il libro di Francesca Brencio, che entra all'interno della produzione. È impossibile che questo sia un testo che sia scappato alla signora Donatella di Cesare. Allora lì mi sono reso conto che avevo individuato bene la strada. Francesca Brencio dà la possibilità di poter superare tutta questa confusione. Anzi,
ha traghettato Heidegger al di là della confusione.